Buonasera a tutti ragazzi, in questo video parleremo il quindicesimo mi pare o ventesimo episodio, beh non ha importanza, si tratta di Angry Drag, assisteremo a una vera tempesta di neve, buona visione raga. Ragazzi, eccoci qui di nuovo nell'applicazione The World of the Game Map. C'è Londra. E adesso dobbiamo aspettare. Poi qui ragazzi, c'è scritto giorni della settimana. Ok, previsioni. Mi dovrebbe dare... Visto, tornado per tutta la settimana. Perché sta scendendo un tornado di neve. Per tutta la settimana, da lunedì alla domenica. Forse anche la prossima. Sa quando dura questo tornado di neve? Beh... Adesso vediamo. Ecco qua. Meno 55 gradi sotto zero sull'Himalaya che c'è un tornado. 30 gradi sotto zero su Angry Dragon che adesso stiamo per andarci. E 20 gradi sotto zero sull'Artico di Angry Shark Evolution. Poi... nel Rushmore neve un po' forte, se riesce a dare, ecco, su 10 gradi sotto zero potrebbe anche quagliare per il prossimo episodio. 5 gradi sotto zero sul Messico, zombie tsunami, e tra New York, San Francisco, se c'è, e sono 3 gradi sotto zero, e invece nell'oceano di Angry Shark World o Evolution 0 gradi, e su Isla Nublar penso che ci siano 5 gradi. Adesso clicchiamo gioca, ragazzi, e dobbiamo cercare l'applicazione Angry Dragon, se la troviamo ovviamente ragazzi. Zombie tsunami è bello visibile. Dino Hunter, Angry Shark Evolution. Dov'è Angry Dragon? Non riesco a trovare. Ah, eccola. Ok. Ora dobbiamo aspettare, ragazzi. È tutto bianco, non riesco a vedere niente. È proprio una tempesta, ragazzi. È troppo bianco, le previsioni avevano detto, mi pare che ci sono più di meno 30 gradi, quindi 30 gradi sotto zero qua di Angry Dragon. Vediamo se riesco a giocare con questa bufera. Sarà il Burian, ma il tornado è ancora più sopra all'Himalaya, molto più in alto. Ma sta arrivando anche su Angry Dragon, man mano, raga. Aspettate. E riesco a giocare con questa bufera. Tanto sono poche missioni da completare. Ci sarà anche un vento forte. Forte. Vediamo. Aspetta, ma già c'è. Mingio a sentire che non mi fa entrare. Non si sente, aspettate. Ho tolto l'audio. Sente solo il vento.
Vediamo quando ho ottenuto. E 58. Tra poco che sbrocchiamo Shen Long. In me per un tot di 770 metri. Va bene. Non riesco a leggere bene con questa tempesta. Non riesco a leggere. No, è troppo alta la neve, non posso... Troppo... È troppo alta, ragazzi. Riesco a camminare malapena. Già la neve è troppo alta, raga. Come posso fare a completare le missioni? È troppo... Aspettate, raga. Che dovevo fare? Almeno completiamo questa qua, ragazzi. Voliamo in alto, se ci riusciamo. Dai. Perfetto. Per un totale di quanto possiamo volare? Furia leggendaria. Così posso anche vedere in mezzo alla bufera. Vediamo quanto manca. Facciamo solo questo, ragazzi. Le condizioni verranno sospese. Perché non riesco a vedere niente e poi la neve è alta. Dobbiamo aspettare un paio di giorni, direi. Mega furia leggendaria. Ottanta, perfetto, lo sto quasi completando. A posto il super drago. Vediamo. Thank you.
Furia leggendaria. Dai, ho completato la missione. Proviamo il nuovo drago. Forse Shenron può adattarsi alla tempesta. No, Evil Shenron, è quello rosso. Però credo che ci sia anche. No, troppo alta. Possono essere niente. Si è concluso qui. La bufera è troppo forte, ragazzi. A posto. Zenlong. Ecco, Zenlong. Sblocchiamo. Non mi ricordo con l'esattezza che episodio è di Angry Dragon. Chi è che non ci sono in gioco. Eccolo qua. Zelong. Il drago della cima. Vediamo cosa possiamo fare con Zenlong. Con Zenlong. In aria meglio. Dobbiamo stare in aria. Perché la neve è troppo alta. A parte la bufera. E dobbiamo trovare delle prede. Pagherai caro, brutto troll. Livello 2, almeno questo. Non, perché non posso scendere, ragazzi. La bufera è troppo forte. Thank you.
91. I fantasmi sarebbero come meduse. Ho il compleanno del drago. È gigante adesso. Livello 3. Cento uno. D'oro, sei mio. 107. Livello 4. Posso divorare solo prede dell'aria, che la bufera è troppo. Niente, doveva andare così, raga. Ma almeno ce l'abbiamo fatta. Abbiamo provato Zelong. Ed è un'ottima cosa. Guardate, è un drago più grande di tutti. Chi? Zelong? Certo. Guardate che mastodontico drago. Qua. Shenron, visto? Mancano delle sfere per sbloccarlo.
58 sblocco Shenron, ragazzi. Il drago verde che esprime i desideri. Ok. Avete visto? Quasi a livello 5 stavamo arrivando, ma faremo sempre se le condizioni meteo sono ottime, ok? Questo episodio di Angry Dragon. Sblocchiamo Zelong e assistiamo a una super bufera di neve su Angry Dragon. Vi sia piaciuto? Mi raccomando, mettete un bel like, seguite su Instagram. E noi ci vediamo domani in un prossimo episodio con Angry Dragon. Ciao a tutti!